Marradi chiusa in piazza per uno spettacolo di Ugo De Vita sugli omicidi di Falcone e Borsellino. Venerdì scorso il comune dell'Alto Mugello ha voluto ricordare così i due grandi uomini di legge scomparsi per combattere un problema ancora oggi molto presente. Vediamo il servizio. In onore del 20° anniversario delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, venerdì scorso Marradi ha lanciato un segnale importante. Con uno spettacolo curato da Ugo De Vita dal titolo Senza lasciarci, promosso e patrocinato dall'Associazione Libera Don Ciotti e organizzato dal PD Maradese, dal gruppo PD della Regione Toscana per divulgare la cultura della legalità, il paese dell'Alto Mugello ha ricordato i due grandi magistrati e le altre vittime degli attentati. Un monologo, lo spettacolo di De Vita, ricco però di interviste, conversazioni e materiale video che ha fatto da cuore all'intera narrazione dell'attore regista, supportato tra l'altro dal sassofonista Gian Maria Randi. Alla manifestazione, oltre ai tanti partecipanti, hanno presenziato anche i membri della politica locale e regionale, tra cui uno degli organizzatori, il capogruppo PD Marradi, Tommaso Triberti, il presidente dell'Unione Comuni Mugello, Giovanni Bettarini, il consigliere regionale Nicola Danti e Renato Scalia, ispettore capo polizia, ex segretario regionale del SILP-CGL e attualmente membro della segreteria Fondazione Caponnetto. Quello che stiamo cercando di fare da tempo è, come Partito Democratico, è quello di mettere insieme le idee e le opinioni per Marradi, ma anche di fare un lavoro alternativo, anche di mettere, di aprirsi a discussioni un pochino più alte, un pochino più complesse, che mettano in discussione soprattutto le coscienze. Dobbiamo ricordarci che nella normalità del sapere, che vivere insieme, vivere in legalità, vuol dire rispettare lo Stato, vuol dire avere spirito servizio, vuol dire avere senso del dovere. Vuol dire, come c'è una bellissima frase anche contenuta in quella lettera che ci veniva letta stasera di Borsellino, che chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Buona serata. Una serata importante, insomma, per ricordare due figure fondamentali della storia italiana che hanno per primi aperto una breccia mai richiusa nel difficilissimo bunker che è la mafia italiana. Ma dal lavoro di Falcone e Borsellino si può anche trovare la forza per continuare il loro impegno, e questo forse è il tema più importante dello spettacolo di De Vita. Sono convinto che solo superando il silenzio e parlando di mafia si riesca ad andare oltre, ha scritto l'autore. Penso ai giovani e vorrei almeno si potesse pensare alla mafia quale retaggio di un passato orribile. Fare politica è anche questo. Credo che tutte le forze democratiche dovrebbero lavorare in questa direzione.